Amici Riesco a Correre, ben ritrovati sul nostro canale. Sono appena tornato dal mio lungo della domenica, 27 km sotto pioggia e neve e le mie gambe fanno male. Quindi ora vi farò vedere un metodo per recuperare un pochettino più in fretta. Siete pronti? Andiamo! Dopo una corsa lunga, le gambe fanno male. Questo lo sanno tutti i corridori. Quello che molti non sanno è che il dolore non è dovuto all'acido lattico, ma bensì ad una vera e propria microrottura delle bande Z all'interno delle fibre muscolari. Queste rotture provocano delle infiammazioni del tutto fisiologiche e normali. Da qui però il dolore alle gambe. Ci sono tanti metodi per agevolare il recupero. Oggi voglio condividere con voi uno dei miei trucchi. Quando torno dai miei allenamenti più duri e ho tempo, mi faccio un bagno con acqua molto calda, a circa 45 gradi, con sali e erbe aromatiche, per una decina di minuti, per poi concludere con una doccia gelida sulle gambe, creando un contrasto caldo-freddo utile per alleviare l'infiammazione. L'acqua a temperatura alta, con la combinazione del sale e le erbe aromatiche, aiuta a rilassare i muscoli. L'acqua gelida, invece, allevia l'infiammazione. È ancora più efficace l'uso del ghiaccio. I bagni di ghiaccio sono molto utilizzati dai maratoneti di tutto il mondo. Nella bellissima biografia di Paula Radcliffe, maratoneta donna più forte di sempre, se ne parla spesso. Io sinceramente non ho il coraggio, soffro già abbastanza con l'acqua fredda, quindi non posso dirvi quanto sia più efficace, ma detta dagli esperti, il recupero muscolare dovrebbe essere molto, molto più veloce. La mia vasca è pronta, vado a farmi un bel bagno rilassante che ne ho veramente bisogno. Se vi piace questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale. A presto!